Dovremmo tirare tipo indietro. Inizio così. È che sai che, cioè, non riesco proprio a prendermi seriamente così, perché è come se mi avessero messo una parrucca di Marilyn Monroe, tipo, non lo so, è così che me la sento addosso. Cioè, il fatto che io ho fatto questa frangetta, perché volevo coprirmi la stempia, perché io ho una fronte alta, ma il problema vero non è che è alta, ma che è larga qua, no? Ho detto faccio la frangetta così mi copre la stempia, non è vero per Va niente. bene, quindi cosa serve? Per il nostro antistress ci servono palloncini. Orco due, ma che si Ottimo. sono detto? Pennarelli. E della farina. Il problema è che non ho l'imbuto, quindi io stavo pensando di mettere la farina dentro a una bottiglia vuota. Riempire il palloncino per fare più spazio, metterlo dentro la bottiglia e girare la bottiglia. Questa è la tecnica che ho immaginato. Perché sta scaldando? Aspetta, aspetta, fidati. Perché adesso mi taglio la gola. Ho bisogno solo dell'inizio, cioè del buco iniziale, poi una volta che è dentro. Non ti fa un pochettino più perfettina la frangia? Perché si vede che devi dare importanza ai tuoi capelli. Quanto è fastidiosa! No, la voglio togliere! No, sì, devo riempirlo tanto. Sento veramente giudicata con voi due. Mi sento che sto facendo veramente tipo un provino. Del primo tentativo. Questa era la tua tecnica. Di merda, vorrei aggiungere. No, scherzi, ma guarda che io quando ero piccola c'era l'ex di mio papà che abitava in una specie di campagna e sotto c'era una fattoria. E quindi noi eravamo andati sotto, abbiamo visto tutti gli animaletti, eravamo tutti contenti. È arrivato il contadino che ci fa: ah, ragazzi, ma se volete potete venire qua a darmi una mano con gli animali. In realtà ci stava solo sfruttando per pulire la merda delle galline, perché almeno stavamo insieme agli animali. Però lì ho imparato ad allattare una. No, non volevo dire allattare. A mungere. Ho imparato a mungere una mucca e ho bevuto il suo latte. Io la mia vita adesso faccia schifo da voi. Stanno apposta per farlo. Questo cosa vuol dire? Stanno apposta. Abbiamo solo se non me li permette. E ora pian piano. Ok. Vai, vieni a toccare. È un incubo. Ma il bello è che io quando sognavo di farmi la frangetta, io mi sognavo di fare la frangetta e mi sentivo proprio bene. Cioè nel sogno andavo in bagno, mi tagliavo la frangia e mi sentivo benissimo. Tutti che mi dicevano, oh mio Dio, sei bellissima. E poi quando mi svegliavo ero triste perché non ce l'avevo. Allora, non so, in un giorno in cui semplicemente ho pensato, perché non unire l'utile al dilettevole, no? Non ho in mente un video da fare, perché la quarantena blocca la mia creatività. E allora ho detto, vabbè, faccio una frangetta in video. Così ho anche un video. E nei commenti mi diranno, oh mio Dio, Michelle, stai benissimo. Invece il video non c'è. Comunque a sapere che sporcavo così tanto, avevo un altro hobby. Sì, infatti, che cazzo sto facendo? Adesso sì. Giusto per farlo meno porno. Questo doveva essere semplicemente un video. Oddio, sto vomitando. No, non spiego niente, in cui semplicemente dico che sto male, perché ho realizzato finalmente il mio sogno per scoprire che era un incubo. Un incubo che durerà per dei mesi, perché quando è che tornerà a posto questa frangia di merda? Vabbè, comunque è bellissimo se lo vado a toccare, mi stavo calmando. Se mi sai cosa mi Tranquilla. sento? Una mistress che ti sta tipo minacciando che ti. Capito? Ci hai messo meno a farti la frangia che fare un cubato con distress. Ma in realtà ero abbastanza No. decisa a farlo. È quello che mi destabilizza, perché sì, mi sento come se ci fosse un'altra me più stupida che mi fa fare delle cose che non hanno senso. Cioè, io ieri mi sono svegliata e gli ho detto: ho in mente un video, mi faccio la frangia. E lui mi ha detto: dai, e io l'ho fatto.
Sono nervosa per la mia frangetta di merda. Perché io ci scommetto che per tutto il tempo nel video si è visto solo questo buco qua. Boh. Basta, veramente. Basta. No, basta veramente perché stanno succedendo delle cose paranormali che non riesco a gestire. Bene.